legge antifascista Stazzema, è il progetto al quale sta lavorando questo piccolo paese dell'Alta Versilia, che è teatro naturalmente di quella tragica, una tra le più tragiche stragi di civili di massa messa in opera dai nazisti nel 1944. L'iniziativa sta riscuotendo un ottimo successo, ha aderito anche Roberto Benigni, facendo sua l'idea del sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, che è con noi in collegamento. Benvenuto a Renews 24. Grazie, buongiorno. Sindaco, ci spiega meglio questa iniziativa, da dove è nata, anche perché, lo ricordiamo, nel nostro ordinamento esistono già prescrizioni di legge contro l'apologia di fascismo e di ideologia nazista. Perché questa iniziativa? Questa iniziativa nasce perché questo ultimo periodo abbiamo notato dal nostro territorio, che è un territorio che, come diceva, è stato fortemente colpito da un crimine contro l'umanità, dall'ideologia fascista e nazista. Abbiamo notato che il fascismo è presente nei bar, è presente nelle strade, è presente purtroppo tra i giovani che usano i simboli nell'indifferenza e nessuno riesce a punirli. Quindi nasce la necessità di portare in Parlamento una proposta di legge che punisca chi compie questi gesti, perché questi gesti chi li fa deve sapere che riapre delle ferite nei confronti di coloro che hanno subito questa onta da parte del fascismo e del nazismo. Poi in questa proposta chiedete che la pena sia aumentata di un terzo se la propaganda di contenuti fascisti o di ideologia nazista avviene sul web, in rete. Perché? Perché è un messaggio rivolto ai giovani, è un messaggio rivolto al futuro, visto che in questi ultimi anni stiamo sbagliando, e questo non lo dico io, lo dice un sondaggio dell'Eurispes che mette in evidenza che nel 2004 il 2,7% dei cittadini disconosceva che fosse avvenuta la Shoah. Oggi questa percentuale è salita oltre il 15%. Io vorrei impegnarmi e non rimanere indifferente a questa situazione vergognosa, e quindi impegnarmi con questa proposta di legge perché i giovani sappiano che la Shoah è esistita e sappiano che il fascismo e il nazismo sono state due ideologie che hanno commesso crimini contro l'umanità. Quindi lasciare loro una legge e mettere nel dibattito quotidiano, imporre nel dibattito quotidiano nuovamente questa tematica che spesso, troppo spesso, viene archiviata con sono ragazzate, sono con delle sottovalutazioni. Questa cosa non va sottovalutata, soprattutto per rispetto di chi ci ha regalato libertà e democrazia e per coloro che hanno perso la vita e coloro che sono rimasti orfani soprattutto. Sindaco, diamo un po' di numeri. 560 le vittime di Sant'Anna di Stazzema, quante sono invece le firme che fin qui avete raccolto? Le firme che abbiamo raccolto sono già moltissime, ma l'obiettivo nobile non sarebbe arrivare con una proposta di legge in Parlamento di appena 50.000 firme, che è il numero minimo. Io vorrei darmi un obiettivo molto più alto e sono certo che si raggiungerà un numero molto più alto. C'è tanto entusiasmo da parte dei cittadini, mi fa piacere che questa notizia venga presa anche dai media a livello nazionale e che ci aiuti quindi a diffondere che esiste questa opportunità per poter andare a firmare ognuno nel proprio comune di residenza e rafforzare la proposta con un numero immenso di firme da proporre ai nostri parlamentari. Sindaco, un'ultima domanda. Abbiamo detto dell'adesione di Benigni. Tutti ricordiamo anche quel film La vita è bella, naturalmente. Ci dice qualche cosa che vi siete detti, come ha motivato il suo sì a questa vostra iniziativa? Roberto Benigni l'ho conosciuto in Versilia in occasione della consegna a lui di un premio e in quell'occasione l'ho incontrato insieme a un superstite della strage di Sant'Anna di Stazzema. Lui
ci ha ascoltato, ha ascoltato la nostra storia che già conosceva, però l'ha ascoltata dal sindaco e dal superstite, e da quel giorno, da quell'incontro è sempre rimasto abbastanza legato al nostro territorio e venuto a conoscenza di questa iniziativa mi ha telefonato, mi ha detto che condivideva questa iniziativa, ma soprattutto mi ha detto che era il momento opportuno per portarla avanti e quindi con il suo pieno anche condivisione e sostegno.